Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, lo so che è tardissimo, comunque finalmente mi trovo a girare il video delle letture del mese di agosto. In realtà è tardi perché a settembre ho avuto veramente tantissimo da fare, essendo il mese dell'inizio della scuola, quindi in negozio siamo veramente sommersi di lavoro e torno a casa sempre tardi, quindi questo è il primo pomeriggio libero dopo tantissimo tempo e giro questo video. Infatti quelli che avete visto le volte precedenti erano tutti stati girati durante 15 giorni di ferie di agosto, perché sennò veramente non avrei avuto tempo. Adesso che siamo appunto in tema, ormai che sono a fare qualche anticipazione, vi ringrazio molto per i commenti che avete lasciato sotto il video della libreria, appunto nella quale parlo di come è aprire un negozio in questo momento, come è gestirlo, le difficoltà eccetera, e grazie per aver lasciato anche le vostre esperienze, ecco, perché molti di voi hanno condiviso con me qualcosa che hanno vissuto o le situazioni che vedono in giro, e niente, mi fa sempre piacere sapere che non sono l'unica a vivere queste difficoltà, quindi grazie perché siete sempre molto gentili. Allora niente, cominciamo subito. Ad agosto ho letto 3 libri e tutti e 3 mi sono piaciuti, quindi per fortuna questo mese c'è qualcosa di bello di cui parlare. Il primo libro che ho letto è stato Esodo di Domenico Quirico, Storia del nuovo millennio. Allora, questo libro è uscito recentemente, mi sa più o meno nel periodo nel quale l'ho acquistato, quindi durante l'estate, e è pubblicato da Neri Pozza ed ha, come vedete in copertina, alcuni migranti africani che stanno camminando, ecco. Praticamente Domenico Quirico è un giornalista e lui ha in questo libro raccontato la sua esperienza, ovvero lui è andato con i migranti ed ha praticamente fatto con loro 2 viaggi principali, e sono uno la traversata del Mediterraneo, quindi è partito, se non erro, dalla Libia per arrivare sulle coste italiane, o meglio siciliane, e dall'altra invece ha fatto anche il percorso via terra, quello che si trova poi davanti il famosissimo, ormai nei telegiornali, Filo Spinato. Lui ha deciso di fare questo percorso, e chiaramente quello che rimane più impresso è quello nel mare, ovviamente, perché lui non solo si è messo nel barcone, nel famoso barcone, ma lui ha proprio fatto tutto il percorso fin dal principio con i migranti, quindi il loro viaggio, l'attesa in dei luoghi particolari dove vengono raccolte le persone nell'attesa che il barcone sia pronto a partire, ed ha parlato con loro ed ha affrontato anche, insomma, una situazione piuttosto pericolosa, perché il barcone sul quale erano si è rotto più volte durante il viaggio, chi di dovere l'ha aggiustato utilizzando una bottiglietta d'acqua e un cacciavite, cioè insomma ha avuto anche paura. Lui racconta questa storia perché vuole, diciamo, entrare dentro, ecco, diciamo che non vuole parlare delle cose dall'esterno o soltanto dal punto di vista di colui che vive in Italia, che quindi accoglie i migranti, ma dal punto di vista dei migranti. Qual è il modo migliore per farlo? È fare esattamente quello che fanno loro. Quindi lui non solo si sposta con loro, quindi gli parla e sente le loro storie, le motivazioni, insomma ciò che li spinge a fare il cammino che vogliono fare, ma in più va proprio nei luoghi dai quali queste persone partono, in particolare dall'Africa, posti dove non c'è la guerra, come molto spesso si sente dire, loro non scappano dalla guerra, e gli chiede: ma voi da cosa state scappando, da cosa state fuggendo? Questo è uno dei classici libri in cui quando arrivi in fondo pensi: perché Domenico Quirico non ha scritto più pagine? Cioè, secondo me manca qualcosa. Questo libro ne ha a malapena 160 ed è anche scritto piuttosto grande, con dei bei margini bianchi, quindi non è un libro lungo, e secondo me quest'uomo, con l'esperienza che ha vissuto, avrebbe davvero tanto di più da raccontare. Il libro non è assolutamente giornalistico, nel senso che non è fatto di numeri e di cifre, ma è fatto di sentimenti, di sensazioni. Lo scrittore è veramente molto bravo ad entrare dentro l'anima delle persone, quindi descrive in modo intenso tutto quello che vede, le parole che scambia con i migranti, le loro espressioni, il loro, non so, anche soltanto il loro modo di aspettare il momento giusto per partire. È un libro molto bello che chiaramente consiglierei a chi ancora oggi ce l'ha con i migranti perché devono rimanere in patria a combattere la loro guerra nel pieno dell'ignoranza che questa frase si porta dietro. però in realtà credo che non lo leggerà nessuno, perché di queste persone, ecco perché obiettivamente, parliamoci chiaro, chi non vuole migranti non vuole leggere libri a favore dei migranti, anche se questo chiaramente non è a favore dei migranti, nel senso non è che dice fanno bene a venire in Italia, accogliamoli tutti noi perché siamo messi bene, no, lui semplicemente ci fa ricordare che sono uomini e donne e bambini, che sono persone umane come noi e che come tali devono essere trattati, quindi probabilmente, ecco, non lo consiglierei a chi non vuole cambiare idea, lo consiglio a chi invece già la pensa così e che vuole invece inserirsi ancora di più nel mondo di queste persone, capirle ancora di più e entrare un po' nella loro testa. E non lo so, io l'ho trovato un libro veramente intenso, pieno, zeppo di frasi da ricopiare, cioè ho riempito il mio librino, quadernino dove trascrivo le frasi belle dei libri, l'ho riempito perché è veramente bellissimo. Quindi niente, se l'avete letto per favore fatemi sapere anche cosa ne pensate voi, perché a me è piaciuto veramente veramente tanto. Il secondo libro che ho letto ad agosto è stato altrettanto bello, anche se cambiamo totalmente genere, ed è stato 5 quarti d'arancia di Joan Harris, pubblicato da Garzanti. Allora, io mi sono approcciata a questo libro in maniera un po' titubante, perché come sapete io ho amato la trilogia di Chocolat, va bene? Ed ho letto al di fuori della trilogia soltanto un libro di Joan Harris e non mi era piaciuto, quindi insomma avevo paura di rimanere delusa. Invece vi giuro che questo libro è fantastico, non so, è al pari di Chocolat, al pari del Giardino delle Pesche e delle Rose, è veramente bellissimo. La storia praticamente parla di una signora anziana che torna nella sua fattoria in un paese francese dopo tanti anni che appunto non abitava più lì. Non si fa riconoscere dai paesani, che non riconoscono in lei appunto la bambina che una volta ci aveva vissuto. Comincia, cioè, la rimette in sesto ed apre una specie di ristorantino dove lei cucina e tutto ciò che lei insomma ha imparato dalla madre, e con i prodotti che lei stessa produce. Cosa succede? Succede che dei parenti, ovvero i figli di suo fratello, si fanno avanti e le dicono che vorrebbero praticamente lucrare sul suo nome, o utilizzando le sue ricette, perché lei le prende da un vecchio diario che ha ereditato, quaderno che ha ereditato dalla madre e che quindi insomma è piuttosto ricercato perché ha delle ricette squisite, quindi da una parte vorrebbero avere questo quaderno e lei glielo nega, e dall'altra la minacciano di pubblicare, di rendere pubblica la storia della sua infanzia, di riportare insomma in superficie un passato che con tanta fatica l'aveva cercato di tenere nascosto e di sottolineare, per appunto farlo conoscere a tutto il paese e anche su questa storia guadagnarci dei soldi. Allora noi da una parte seguiamo le vicende di questa signora che cerca di difendersi da questi due avvoltoi, e dall'altra seguiamo le vicende di lei da piccola, quindi torna indietro nel tempo e vediamo lei quando abitava lì insieme al fratello e alla sorella maggiore, alla madre, mentre il padre era morto in guerra. E siamo all'epoca, nel periodo della seconda guerra mondiale, durante l'occupazione nazista, quando i tedeschi avevano occupato la Francia. Il paesello dove abitavano loro era un paese di poca importanza a livello strategico e quindi diciamo che i tedeschi non erano particolarmente numerosi e comunque entrano a far parte del paese e della vita del paese. I tre ragazzi cominceranno ad instaurare un rapporto con i tedeschi, in particolare con uno. Allo stesso tempo abbiamo una madre che è una madre molto particolare, severa, incapace di dimostrare reale affetto verso i suoi figli, nonostante capiamo che li vuole molto bene, ed ha appunto una strana patologia, nel senso che lei soffre di fortissimi mal di testa e ogni volta lei dice di sentire l'odore dell'arancia e questo odore di arancia le provoca i mal di testa. Ma mal di testa talmente forte che da una parte la rendono dipendente dalla morfina e dall'altra le fanno proprio dimenticare, quando sono particolarmente intensi, che cosa lei fa per alcuni lassi di tempo. Basta, vi vorrei raccontare qualcos'altro. Fatto sta comunque che questi ragazzini, entrando in contatto e intessendo delle relazioni con i tedeschi, faranno qualcosa che scatenerà una serie di eventi che porterà al disastro, va bene, solo questo. Allora, il libro l'ho trovato meraviglioso, è intenso, scritto benissimo, avvincente soprattutto, nel senso che veramente avete voglia di andare avanti e sapere come va a finire sia la storia della signora anziana che la storia di lei stessa da bambina. Sono descritte benissimo le persone, i sentimenti, cioè ogni parte, non i sentimenti, diciamo le sfaccettature caratteriali delle persone, quindi qualunque personaggio, che sia lei la protagonista, che siano i suoi fratelli, che sia la madre, che sia lei da anziana, sono descritti veramente veramente molto bene, nel senso che sono persone reali, ognuna con il suo carattere, con i suoi, le sue particolarità, che le rendono chiaramente persone da amare o da odiare o da compatire, insomma, in base al sentimento che la scrittrice ci vuole far provare nei loro confronti. Abbiamo per esempio una sorella vanitosa che sta affrontando il momento dell'adolescenza, quindi durante un periodo in cui manca tutto, lei è alla ricerca solo dei rossetti, delle riviste cinematografiche, un ragazzo che si finge coraggioso ma in realtà all'interno è debole, una madre che nasconde i suoi veri sentimenti, insomma sono veramente ben congegnati questi personaggi. E poi le descrizioni, a parte le descrizioni dei paesaggi, che vabbè sono più che veritiere, ma lo sappiamo, Joan Harris è capacissima a descrivere, quindi il fiume, l'acqua fredda che ci tocca la pelle, la nebbiolina che c'è la mattina, i piedi scalzi sull'erba, ecco, qualunque cosa. E poi la descrizione delle ricette, anche in questo libro traspare fortissima la passione di Joan Harris per la cucina, tanto che ogni volta che descrive una ricetta inserisce all'interno non solo un susseguirsi di azioni legate a degli ingredienti, ma gli odori, i sapori, i profumi che cambiano, i colori che cambiano man mano che l'ingrediente cuoce, le sensazioni che questi ingredienti producono. Veramente fantastico, io vi giuro che questo libro merita davvero, leggetelo perché non vi riuscirete a staccare dalle pagine. L'ho stradorato, ritroviamo la nostra Joan Harris che amiamo tanto, e oltretutto è molto interessante, bello, veramente molto bello, con un finale sorprendente, super consigliato. Aggiungo soltanto una cosa sul libro 5 quarti d'arancia, ovvero due rimandi ad altre due letture molto belle che vi vorrei consigliare, che sono hanno secondo me dei particolari in comune con questo. La prima è ovviamente Suite francese o Suite française, che ho letto qualche mese fa e me l'ha ricordato perché anche in questo caso avevamo, anche nell'altro libro avevamo i tedeschi che entravano in un paese francese, e il fatto che all'inizio vengano visti semplicemente come nemici dai quali bisogna tenerci alla larga, e che piano piano invece, inserendosi nel tessuto del paese, cominciano ad avere dei rapporti con i francesi, e dall'altra scopriamo che pregi e difetti fanno parte di tutte le persone indipendentemente dallo stato di provenienza. L'altro libro che mi ha ricordato 5 quarti d'arancia è stato Una canzone quasi dimenticata di Catherine Webb, anche questo straconsigliato perché ne ho vendute veramente un sacco di copie in negozio, perché lo consiglio sempre. Perché me l'ha ricordato? Perché anche in Una canzone quasi dimenticata abbiamo l'alternanza dei ricordi di una signora anziana che appunto racconta il suo presente e racconta il suo passato, anche qui un passato con dei segreti da tenere nascosti e che ci verranno svelati durante la lettura, quindi entrambi questi libri sono consigliati. Ad agosto poi ho cominciato Le quattro casalinghe di Tokyo, che sto ancora leggendo, non riesco a finirlo, vabbè, comunque, che ho interrotto due volte per leggere altri due libri. Comunque di uno vi parlerò nelle letture di settembre, e l'altro ovviamente ve lo descrivo adesso, anche se non ce l'ho qui con me, ed è Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson. Abbiamo letto questo libro insieme al mio club del libro, e niente, vi lascio comunque qui. Allora, la storia parla di due sorelle ed uno zio che vivono in questo castello, comunque questa grande casa, e vivono un po' rintanate all'interno di questo posto. Soltanto una delle due sorelle esce ogni tanto per fare la spesa, insomma per prendere le cose essenziali che deve prendere in paese, ma cerca di fare tutto in fretta e tornare presto in casa sua perché il paese la addita e sparla. Perché sparlano? Perché si scopre ben presto che le due sorelle vivono sole, perché in realtà la loro famiglia è stata uccisa durante una colazione, non ricordo, insomma durante un pasto era stato inserito dell'arsenio nello zucchero e tutti hanno mangiato questo zucchero e sono morti. Le uniche persone che non l'hanno mangiato sono le due sorelle, mentre l'ozione ha mangiato poco e quindi è sopravvissuto. E si scopre che appunto una delle due sorelle, la sorella maggiore, quella che non esce mai di casa, è stata accusata dell'omicidio, è stata processata, ma in realtà le prove non erano sufficienti per incastrarla e quindi è stata rimessa in libertà e vivono sole in questa casa. Quindi noi viviamo insomma la storia sempre con la voglia di sapere se effettivamente è stata la sorella oppure no. Ecco, vorremmo sapere chi è l'assassino di tutte queste persone, perché comunque c'erano, se non ricordo male, anche la moglie dello zio, c'erano i genitori, insomma c'erano diverse persone. Tutto poi loro vivono una specie di quotidianità quasi malata, nel senso che vivono la loro vita in modo molto meticoloso, preciso, ordinato, non sgarrano mai, fanno sempre le stesse cose, finché un giorno un lontano parente si presenta alla porta, comincia a vivere con loro e questo chiaramente sconvolgerà il loro equilibrio. Noi vediamo tutto dal punto di vista della sorella minore, che ha un affetto quasi maniacale per quella maggiore, la vuole proteggere, ha un fortissimo istinto di protezione e quindi cerca di tenerla chiusa al sicuro e di non farsi, diciamo, non farla mai preoccupare per niente, o cerca di evitare tutto quello che potrebbe destabilizzarla in qualche modo. Chiaramente l'arrivo del parente porterà un grande scalpore, una grande confusione, ecco, all'interno di questa precisione maniacale nella quale vivono le sorelle, e si comporteranno, chiaramente avranno dei comportamenti altrettanto strambi. I pensieri della sorella minore sono molto particolari, a volte quasi pazzerelli, tanto che secondo me c'è proprio una sensazione quasi di come se fossimo all'interno di un film di paura nella quale la scena di paura non arriva mai, e quindi noi comunque abbiamo quella sensazione lì. Quindi c'è una casa vuota, ci sono due sorelle un po' pazze che fanno discorsi un po' strambi, che si comportano in maniera appunto quasi psicopatica, nel senso che sono appunto così precise, uno zio che ricorda di continuo il giorno in cui tutta la famiglia è morta e ne parla tranquillamente e scrive le sue memorie. Insomma, ci aspettiamo sempre che accada qualcosa e poi, che ci può spaventare, invece poi non succede, perché non è un libro di paura, insomma. Il finale anche è molto particolare, bello, secondo me è anche scritto in modo molto dettagliato, perché in fondo infine racconta veramente un piccolo lasso di tempo, comunque vengono raccontati pochi eventi ma con molti particolari. Allora, arrivata in fondo al libro, lì per lì ho pensato che secondo me mancava qualcosa, nel senso che il lettore vive tutto il libro con una certa fame di qualcosa e questa fame non viene soddisfatta. In realtà però, ripensandoci successivamente, quando appunto ripensavo anche in questo periodo, devo preparare questo video, quindi ripensavo a che cosa dire, mi sono resa conto che forse non è così. Il lettore vuole lasciare questa fame in bocca al lettore, perché insomma alla fin fine può essere anche questo il bello di un libro, il saperti incuriosire tanto tanto tanto, ma come nella vita reale non sempre tutte le nostre curiosità vengono soddisfatte, quindi ci accontenta un po' ma non del tutto. Ecco, secondo me può essere così. Il libro non mi è dispiaciuto, è bello, è un bel libro scritto molto bene, come ho detto dettagliato e particolare. Se vi piacciono le storie un po' particolari, un po' stuzzicanti, sicuramente questa fa il caso vostro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi siano interessate le mie letture, fatemi sapere cosa avete letto voi ad agosto e niente, io spero di girare presto anche quello di settembre. Purtroppo a settembre, già ad agosto ho letto solo 3 libri, anche a settembre non so se riuscirò a leggerne molti, perché come ho detto lavoro tanto, però insomma vabbè, avremo modo di parlarne a breve. E io vi ricordo che tutti i miei contatti sono sotto, aggiungetemi su Snapchat perché mi fa piacere, mi piacerebbe anche condividere qualcosa con voi, faccio vedere anche come vivo all'interno del mio negozio, gli arrivi, per esempio anche oggi sono arrivate delle novità, ve le faccio vedere, ve le presento, insomma vi porto all'interno della mia vita. E se no, insomma, Instagram, Facebook, dove volete, io sono qui. E niente, grazie come sempre per i commenti e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!